Bentornati a tutti ragazzi e ragazze. Oggi vediamo un approfondimento sull'address poisoning. E cosa è, come funziona e come proteggersi. Allora, iniziamo subito. L'avvelenamento degli indirizzi blockchain, in inglese address poisoning, è un tipo di attacco informatico in cui gli aggressori mandano una transazione blockchain all'indirizzo blockchain della vittima per rubare fondi. E questo attacco è particolarmente pericoloso per coloro che non sono pratici del settore, perché una volta ricevuta la transazione incriminata non si può rimuovere e non può essere e la stessa può essere utilizzata dalla vittima erroneamente. E questo attacco funziona sinteticamente inviando una transazione che parte da un indirizzo molto simile all'indirizzo della vittima e che può consentire agli aggressori di ricevere i fondi che devono arrivare alla vittima. E quindi è importante che gli utenti siano consapevoli di questo attacco e prendano le precauzioni necessarie per proteggere i propri fondi e i propri dati. Ma veniamo più nel dettaglio su cos'è l'address poisoning. Come abbiamo anticipato, si tratta di un attacco informatico rivolto ad utenti blockchain e questo attacco mira a creare scompiglio nelle transazioni della vittima, in quanto, soprattutto per gli utenti distratti, può trasformarsi in un incubo, in quanto potrebbe copiare ed utilizzare inavvertitamente l'indirizzo del criminale. E uno potrebbe chiedersi cosa comporta l'address poisoning per il proprio indirizzo blockchain. Nel caso in cui si incappa in questo attacco, nessuno è immune, non ci sono protezioni, le conseguenze sono limitate solo e fin quando viene utilizzato l'indirizzo blockchain del criminale, in quanto se ad esempio dobbiamo ricevere delle cripto al nostro indirizzo e forniamo e quindi copiamo l'indirizzo del criminale, allora a quel punto le cripto non finiranno nel nostro indirizzo blockchain, o meglio non verranno contabilizzate al nostro address, ma finiranno nell'indirizzo del criminale e noi avremo perso del tutto quei fondi. Inoltre non potremo nemmeno imputare l'errore al mittente dei fondi, avrà seguito ed utilizzato proprio l'indirizzo che gli avremo fornito e con tanto di transazione confermata visualizzabile da qualsiasi Block Explorer. Quindi in quel caso siamo noi che in errore abbiamo fornito un indirizzo errato. E una volta che viene partita la transazione, viene eseguita, non si può ritornare indietro. Adesso vediamo un po' nel dettaglio su come funziona l'address poisoning. Allora, per comprendere meglio questo tipo di attacco e come proteggersi, vediamo insieme come i criminali operano e quali strategie adottino per tracciarci e sfruttare questo tipo di attacco, anche se diverse sono le tecniche che è possibile implementare. Allora, prima di tutto si parte dal trovare una vittima, quindi ci sono diversi modi per identificare una vittima per questo tipo di attacchi, come ad esempio colpire gli indirizzi degli exchange e quindi creare un indirizzo simile a quello dell'exchange. Comporta che se la vittima sbaglia a scrivere il relativo indirizzo, allora il criminale nel tempo riceverà i vari invii. Attacco che, come è possibile immaginare, diventa di tipo passivo e può generare davvero una rendita, ed ecco perché i vari exchange cambiano di volta in volta i vari indirizzi di deposito. Oppure i criminali sfruttano dei sistemi di tracciamento on-chain con vari tool, quindi con vari strumenti, dove è possibile tracciare i movimenti di uno specifico account blockchain, così da essere allertati per
quando un utente esegue una transazione e lanciare in automatico la sua transazione subito dopo quella della vittima. Perché cosa succede? Che quando noi operiamo con il nostro indirizzo blockchain, facciamo le varie transazioni, quindi vendiamo cripto, compriamo cripto e così via. E chi non è pratico del mondo blockchain di solito copia l'indirizzo dall'ultima operazione effettuata, l'ultima transazione, e quando quello è lo storico su alcuni wallet vede lo storico per vedere effettivamente le varie transazioni, quindi copiare anche l'indirizzo da quello storico. E quindi è parecchio semplice, diciamo, trovare qualcuno sulla blockchain, quindi si vedono un po' gli indirizzi, oppure si va su un Block Explorer e si trova l'indirizzo dell'exchange. Per esempio, se andiamo su un Block Explorer, facciamo la lista dei top account, ecco qua che troviamo l'indirizzo dell'exchange UOB, quello di Binance, Bitfinex e così via. Quindi basta prendere questo indirizzo e quindi attaccare proprio direttamente Binance oppure Bitfinex e così via, perché sono noti questi tipi di account. Oppure prendere un account sconosciuto che ha 11 milioni di transazioni, 136 mila transazioni, quindi possiamo immaginare che questo sia per il numero e il volume di transazioni legato a qualche tipo di exchange, o comunque a qualche tipo di struttura che fa questo tipo di operazioni. E quindi lo step successivo, dopo aver individuato la vittima, dobbiamo andare a creare un indirizzo blockchain simile a quello della vittima. Quindi noi dobbiamo cercare di creare un indirizzo che sia quantomeno uguale o che ha dei parametri simili. Quindi, una volta che abbiamo identificato una vittima e recuperato il suo indirizzo pubblico, non ci resta che andare a creare un nuovo indirizzo che assomigli all'indirizzo che vogliamo attaccare. E questo serve proprio per confondere la vittima, in quanto gli indirizzi blockchain, essendo parecchi lunghi, quindi come potete vedere è una stringa alfanumerica parecchio lunga, è facile sbagliare a leggere o copiarli, quindi soprattutto se li dobbiamo copiare a mano o non li possiamo copiare con il copia e incolla. Allora vediamo che possiamo sbagliare anche a digitare una lettera o un numero. E quindi se noi andiamo a copiare per errore un indirizzo che nello storico sembra uguale, perché non vediamo tutto l'indirizzo, vedete, è troncato. Ecco qua, ci sono dei troncamenti che fa giusto sia i wallet sia i software che i Block Explorer, quindi troncano l'indirizzo, quindi uno potrebbe copiare l'indirizzo e quindi pensare che sia il proprio. Uno di solito vede o le prime cifre dell'indirizzo, quindi in questo caso prendiamo le prime 5, oppure si prendono le ultime cifre per vedere se effettivamente è quello l'indirizzo nostro. E come si fa a creare un indirizzo che assomiglia a un altro? Bene, è possibile farlo con alcuni strumenti che permettono di personalizzare il proprio indirizzo blockchain, ovviamente processando diversi calcoli per trovare effettivamente quello desiderato, o meglio trovare la chiave privata che corrisponde a quel tipo di indirizzo.
E per farlo dobbiamo semplicemente sfruttare un generatore di indirizzi blockchain che in gergo si chiamano Vanity Address Generator. Perché con quel tipo di software è possibile calcolare, quindi fare dei vari calcoli e tentare fino a quando non si trova la chiave privata per quel tipo di indirizzo. Quindi prendiamo, vediamo nel caso specifico proprio questo di Binance. Quindi prendiamo l'indirizzo dell'exchange che sappiamo che è di Binance. E a questo punto non dobbiamo fare altro che utilizzare un programma che permette di generare i vanity address, come questo, quello che vi ho mostrato all'inizio. Comunque vi lascio tutti i dettagli nell'articolo che trovate in descrizione al video. E poi in base a quante cifre vogliamo lasciare simili, dobbiamo dare l'invio perché, come abbiamo detto, possiamo cambiare o le ultime cifre o le prime cifre, quindi decidiamo noi, oppure che ne so, avere solamente tutte queste cifre uguali, oppure tutte queste cifre iniziali, quindi noi le copiamo le prime cifre o le ultime cifre e le andremo ad inserire nel software, che poi il software andrà a trovare e quindi a sperimentare. Quindi, per esempio, mettiamo che vogliamo le ultime sette cifre dell'account di Binance, quindi verranno mantenute uguali tutte le ultime cifre, tranne quello che si trova precedentemente, perché noi sappiamo che le varie applicazioni, i vari software tendono a troncare o all'inizio o alla fine l'indirizzo blockchain. Quindi mettiamo sette cifre qua. Ecco qua, noi vogliamo trovare un indirizzo che finisce con quelle sette cifre, che sono le sette cifre dell'account dell'indirizzo di Binance. Quindi mettiamo questi parametri nel programma ed ecco qua che abbiamo il programma avviato dove ci mostrerà la difficoltà nel trovare quel tipo di address e anche la probabilità di trovarne uno statisticamente. Quindi, come potete vedere, per trovare un indirizzo che abbia solamente le ultime sette cifre uguali, serverà poco presso più che un mese e 3 settimane, quindi diciamo 3 mesi, perdonate, 2 mesi per trovare l'indirizzo con quel finale. Quindi per trovare un indirizzo che sia simile per le ultime sette cifre, allora servirà circa un mese. E parliamo di calcoli effettuati su un computer tradizionale, quindi computer di casa, perché questi dati sono stati fatti sfruttando proprio un computer casalingo, quindi un semplice portatile. E ovviamente più è alto il numero di cifre da trovare uguali, e più alto sarà il tempo necessario per trovare quel tipo di chiave privata corrispondente a quell'indirizzo. Mentre se invece la cifra da trovare è inferiore, tipo per esempio vogliamo che solo le 5 cifre ci interessano, ecco qua che in appena 2 minuti abbiamo trovato l'indirizzo e la relativa chiave privata, quindi non è qualcosa di impossibile da fare, ma è molto semplice. E tra l'altro ci sono alcune piattaforme online di cloud computing dove è possibile far girare questo relativo software e quindi sfruttare la potenza del cloud computing. Quindi invece di 7 cifre troviamo 20 cifre dell'indirizzo,
blockchain che vogliamo attaccare, ed ecco che con un cloud computing, sfruttando tutta la potenza delle macchine in cloud, ecco che trovare 20 cifre di un account blockchain, di un indirizzo blockchain, diventa estremamente semplice, veloce ed economico. Quindi è qualcosa che effettivamente può interessare tutti noi. Quindi tra i vari attacchi non è quello più preoccupante, però se per caso incappiamo e copiamo per sbaglio l'errore, l'indirizzo del criminale, ecco che ci basta una volta sbagliare a copiare e perdiamo i fondi che dovevamo ricevere. Quindi mettete il caso che un criminale riesce a replicare, rendere simile l'indirizzo di Binance per 20 cifre. Allora vediamo che tutti coloro che andranno a depositare su Binance sbaglieranno, potrebbero sbagliare l'indirizzo, copiarlo, e tutti i fondi, invece di andare su Binance, andranno sull'indirizzo del criminale. Potete immaginare l'importo enorme che questo tipo di attacco può recuperare. Poi, cosa succede una volta che avremo trovato l'indirizzo e la relativa chiave privata? Basterà importare la chiave privata nel nostro wallet e poi attendere il momento giusto per inviare la transazione all'indirizzo della vittima ed attendere che la vittima, per sbaglio, utilizzi quell'indirizzo errato e ricevere sul nostro indirizzo, quello che abbiamo trovato, i fondi dalla vittima. Quindi, come abbiamo detto all'inizio, è un attacco di tipo passivo. Quindi, una volta che il criminale ha trovato la chiave privata di quell'indirizzo, che può essere molto simile a quell'indirizzo lecito, allora deve solamente attendere, perché chi sbaglierà, che manderà i fondi a questo indirizzo, li perderà, e il criminale potrà semplicemente utilizzarli in quanto ha la chiave privata di quell'indirizzo preciso. Ovviamente questo tipo di attacco funziona anche per recuperare le chiavi private di indirizzi effettivamente blockchain. Quindi, se noi vogliamo effettivamente recuperare la chiave privata dall'indirizzo di Binance, lo possiamo fare tranquillamente, ma ovviamente invece di aspettare un paio di mesi, dovremo aspettare miliardi di anni per trovare la chiave privata. Quindi non è qualcosa matematicamente possibile, ma tecnicamente è improbabile di riuscire a trovare la chiave privata dell'indirizzo di Binance. Quindi sì, si può fare, ma non è praticabile nella realtà. Giusto per avere un'informazione in più. Allora, dopo che abbiamo visto come funziona questo tipo di attacco, adesso vediamo come evitare la trappola dell'address poisoning. Si chiama proprio poisoning perché il criminale va a infettare il nostro indirizzo con la sua transazione avvelenata. Quindi ricordiamo che non esiste un sistema che possa prevenire agli utenti di mandarci una transazione sul nostro indirizzo. Quindi chiunque può mandarci una transazione a caso, random. Però quello che possiamo fare e prestare attenzione all'indirizzo che stiamo utilizzando quando dobbiamo usarlo per ricevere fondi. E questi sono alcuni consigli da tenere a mente prima di copiare ed incollare un indirizzo che solo all'apparenza sia uguale al nostro. Perché, ok, sì, abbiamo visto tutto, che ne so, le ultime 20 cifre sono uguali, ok, sì, quello corrisponde al nostro indirizzo, ma invece del tutto errato. Quindi un
consiglio è quello di ispezionare le transazioni dell'indirizzo blockchain. Come abbiamo detto, se noi andiamo a controllare lo storico delle varie transazioni, ecco qua, possiamo vedere se ci sono delle transazioni particolari. Quindi fare attenzione allo storico e soprattutto a quelle che hanno poco valore. Per esempio, ha ricevuto 0 Matic, 0 Matic. Quindi tutti questi tipi di transazioni che non sono elevate, allora possono portare a trovare qualcosa di particolare. Quindi quella transazione si approfondisce, si vede effettivamente chi l'ha mandata e da dove. Poi un'altra cosa interessante da fare è fare l'hash del nostro indirizzo, perché noi quando creiamo l'indirizzo noi lo andremo a conservare offline, quindi di solito su un pezzo di carta o su un password manager, così via, ovviamente protetto. Quindi si fa l'hash, quindi abbiamo l'hash del nostro indirizzo e poi quando dobbiamo utilizzare, quindi copiamo l'indirizzo da questa transazione, quindi copiamo questo l'indirizzo, facciamo l'hash di questo indirizzo e vediamo se questo hash è uguale o meno all'hash che avevamo fatto del nostro indirizzo che abbiamo offline. Quindi in quel caso, se i due hash sono uguali tra di loro, allora quello è l'indirizzo valido. Se invece l'hash è diverso dalla transazione dall'hash del nostro indirizzo, allora in quel caso vediamo che non è il nostro indirizzo e molto probabilmente quell'indirizzo si tratta di un indirizzo di un criminale che ha utilizzato la tecnica dell'address poisoning. Quindi questo è fare l'hash è la prova matematica inconfutabile che quell'indirizzo sia il nostro oppure no. Non è molto complicato, però serve un po' di pratica perché devo trovare la funzione di hash che devo fare con possibilmente in locale per vedere effettivamente se l'output è uguale all'output che abbiamo noi realizzato con il nostro account, con il nostro indirizzo. Poi un'altra cosa buona da fare è usare un hardware wallet, in quanto con un hardware wallet noi ci colleghiamo sulle varie piattaforme direttamente con il nostro indirizzo, ma senza rivelare la chiave privata, e quindi firmare le varie transazioni in modo sicuro, perché la chiave privata non viene trasmessa, ma è la transazione che entra nel wallet, e il wallet firma la transazione e poi la manda fuori. Quindi la chiave privata non viene mai messa all'esterno, quindi semplicemente l'hardware wallet scrive al suo interno, quindi a un ambiente chiuso e protetto, e poi manda in output il file che ha generato l'hardware wallet che è firmato. Quindi in quel caso abbiamo la certezza di utilizzare effettivamente il nostro indirizzo. Poi un'altra cosa un po' più tecnica, un po' più difficile, però che comunque può essere utile, è sfruttare la rete testnet. Quindi voi andate sulla testnet con il vostro, vi collegate con il vostro indirizzo e fate una simulazione. Quindi noi abbiamo, allora, recuperiamo l'account di Binance che abbiamo detto. Allora, mainnet. Prendiamo l'account di Binance che è questo. Quindi copiamo e siamo sulla mainnet. Ora andiamo sulla testnet. Testnet, ecco qua. Scriviamo il nostro indirizzo. Ecco qua. E vediamo che l'indirizzo esiste perché la chiave privata
è collegata all'indirizzo, però non è collegata ad una blockchain, è collegata all'indirizzo. Quindi se quell'indirizzo esiste, esiste anche sulla testnet. E quindi, dato che esiste anche sulla testnet, possiamo fare le varie transazioni di test, quindi inviare, ricevere token test su quell'indirizzo. E vediamo se quell'indirizzo che abbiamo copiato effettivamente riceve sul nostro indirizzo i token che abbiamo inviato, allora è un account lecito. Altrimenti, se non vediamo che quei token arrivano al nostro indirizzo, allora molto probabilmente quell'indirizzo è un indirizzo di un criminale, perché non sarà aumentato il nostro saldo delle cripto inviate. Quindi potete vedere qua, ci sono alcuni test, vedete? Sono fatti i test che sono le varie transazioni fatte su questo indirizzo. Quindi qua potete vedere le varie transazioni, queste sono tutte di test. E quindi potete vedere se effettivamente arrivano o meno le transazioni. Quindi potete usare un qualsiasi token per fare le transazioni. O anche nel caso degli NFT potete utilizzare in quel caso. Comunque, questo è tutto per quanto riguarda l'address poisoning. Se avete dubbi, curiosità, perplessità, potete scriverlo nei commenti del video. Come avevo detto, vi lascio l'articolo con tutti i dettagli, tutti i link per testare, provare ad utilizzare anche il Vanity Address Generator, perché uno potrebbe anche creare dal punto di vista aziendale un indirizzo con il proprio nome, quindi che ne so, Pinco Pallino e poi tutti i numeri. Oppure Coca-Cola e tutti i numeri, e si può fare tranquillamente con questo tipo di strumento. Ovviamente serve tempo e servono risorse, perché più, come abbiamo detto, più è lungo il nome e più tempo servirà al software di trovare la chiave privata che corrisponde a quell'indirizzo. Per il resto è tutto, grazie per la visualizzazione, anzi arrivederci e grazie.